Ho qui a fianco a me Piero Acquaviva. Mister, l'anno scorso non avevi favori al pronostico e hai portato i 3 punti a casa. Oggi partivi ovviamente con i favori e sei comunque riuscito a portare i 3 punti a casa. Beh, alla fine quello che conta è questo. E io so Messagne che essere una squadra tosta, batte bene, difende, è normale quello che hai detto, il pronostico va sempre però poi rispettato, quindi non possiamo fare i calcoli, siccome la posizione in classifica era differente, allora deve andare tutto liscio. La dimostrazione è stata che nel secondo set Messagne ha fatto per Benino quello che avevamo visto, sapeva fare bene, quindi ha battuto Benino, ha difeso e noi abbiamo fatto forse in quel frangente qualche errore di troppo, soprattutto nelle situazioni scontate, perché poi è normale che quando va tutto per bene è facile giocare a pallavolo, bisogna giocare bene anche quando l'avversario è più organizzato in alcune situazioni, per esempio con Mura 2 usare l'intelligenza, cosa che poi è venuta fuori per fortuna la nostra negli altri 2 set, e quindi sono ovviamente soddisfatto del risultato ovviamente, che se ne dica che ogni partita è importante, però vincere un derby è sempre stimolante, soprattutto in un'annata dove devo fare i complimenti alle ragazze per il lavoro che stanno svolgendo quotidianamente in palestra, anche nei momenti in cui bisogna rinunciare a qualche elemento importante, quindi parlo del palleggiatore, parlo del capitano che per alcuni problemi fisici è fermato un po', quindi in quelle situazioni dico sempre che là si vede la forza dell'allenatore, del giocatore, della società nel rimanere compatti, perché quando si vince, ripeto, alla fine va tutto bene. Nei momenti difficili è importante non disgregarsi, mantenere compatto il gruppo squadra, quindi si sta lavorando ancora tanto per far diventare questo gruppo una squadra, e è ovvio che sono soddisfatto della prestazione di stasera. Ora ci auguriamo di continuare a lavorare innanzitutto per una crescita della squadra, poi vediamo cosa riusciamo a fare di buono ancora. Mister, quando dici Mura 2 usare l'intelligenza, forse è proprio la chiave di lettura che l'anno scorso ti ha portato a vincere contro il Messagne che era primo in classifica, cioè la palletta dietro il posto 3. Quest'anno l'hai riproposto, Simone Giunta un po' ha provato a sopperire ovviamente a quella che è stata una mancanza l'anno scorso provando a prendere qualche palletta, ma quest'anno abbiamo visto proprio un gioco corale della parte di Oria che è stato impressionante. La pallavolo è ordine, la difesa ancor più, quindi mantenere le proprie competenze in una situazione di squadra, perché dobbiamo sempre ricordarci che si gioca 6 contro 6 e mai 1 contro 6, cosa che sottolineo spesso le mie. Quindi avere ogni pedina al posto giusto, ovviamente al momento giusto, fa sì che l'avversario costringi a... Se tiro sul muro ritorna, se faccio il pallonetto lo prendo, se tiro sulla diagonale difendo, e quindi poi si va a cercare l'errore, perché è così, un po' di punti si fanno con gli attacchi, qualcuno col muro, il resto lo fanno gli errori, quindi quello si continua a fare. Sì, con Mura 2 piazzato e non posso immaginare, pensare di sfondarlo, devo trovare delle uscite alternative, un pallonetto è sempre una soluzione che tra gli spalti magari può sembrare ma ha fatto il pallonetto. Il pallonetto è un colpo d'attacco come la schiacciata, quello che dico sempre loro, a me non interessa se quando la palla va a terra fa rumore o no, fare un pallonetto per esempio su un palleggiatore costringe loro a giocare una palla alta e quindi dà alla nostra squadra il organizzarsi muro e difesa, ma qui non scopriamo l'acqua calda, voglio dire, fa parte del gioco, mi fa piacere che pian pianino stia entrando questo pensiero nella testa delle ragazze, perché si vede sempre la parte finale dell'azione, non si vede, spesso si trascura la base, la costruzione, senza ricezione, senza difesa è difficile poi arrivare alla costruzione, quindi l'attacco.
quindi noi manterremo costante gli allenamenti per lavorare su questo, poi le qualità in attacco, se ci sono queste, la base sulla quale giocare, e non dico io la caratura delle ragazze. È una domanda scomoda che non piace neanche a me farla, ma te la devo fare. Siamo secondi in classifica, mister, come possiamo raggiungere questa prima che sta in classifica, che sembra quasi irraggiungibile, però stiamo lì. Beh, non sapevo, non conoscevo l'altro risultato. Castellano ha fatto 3-2. Sì, ma oggi giocavamo in contemporanea con Castelbellino con Lidonia, quindi al di là di quello che è il risultato, la classifica non per retorica, la vediamo sempre alla fine, perché sì, mi fa piacere che siamo lì su, però l'attenzione deve essere non sottovalutare mai nessun avversario. Solo dopo si può dire se è stata una partita più o meno semplice, e non a priori. Come dicevi in apertura, il pronostico lo deve poi rispettare il campo. Quindi noi continuiamo sicuramente a lavorare, ringraziando anche la partecipazione dei nostri sparring partner, che sorrido perché ci ha dato la mano anche Mino, Sergio, e quindi quando si raggiunge un risultato il merito è sempre di tutti, quindi anche Peppino, che oggi non è venuto, mi ha dato una grossa mano, quindi è importante, soprattutto nelle situazioni difficili, pensare a fare ognuno il meglio per quel che è stato chiamato a fare qui a Oria. Grazie mister, grazie. Complimenti per la partita. Grazie.